Spiegato semplice, oggi volevo parlare di una funzionalità che trovate sul programma Filmora 12, quando uscì il Filmora 12, ovvero Imagine AI, quindi immagine creata con l'intelligenza artificiale. Come fare? Molto semplice, andiamo qui su Imagine AI, si aprirà questo pannello che sta caricando. Vedete qui vi dirà descrivi l'immagine che vuoi creare. È meglio una descrizione di almeno 10 parole che comprenda la descrizione del contenuto e della composizione dei colori e dei dettagli dell'immagine. Ok, poi vi date un esempio. Ok, quindi scegliamo un qualcosa da creare. Possiamo creare ad esempio macchina rossa in montagna, ad esempio. Possiamo selezionare poi le proporzioni, quindi 16 noni, 9 16, 1 1, facciamo 16 noni, e possiamo anche scegliere lo stile, quindi freestyle, disegno, cyberpunk, ACG, Van Gogh, CGG, acquarello, futuristico. Facciamo ad esempio cyberpunk. E andiamo quindi poi a creare l'immagine cliccando su Inizia a creare. Dopo qualche secondo genera l'immagine in base alla nostra descrizione inserita qui in questo riquadro. Ecco, l'immagine è stata creata, quindi ha creato un'immagine rossa in mezzo alle montagne. Successivamente, poi qualora già foste, ecco, soddisfatti di questa creazione, basterà cliccare qua, quindi download dell'immagine AI, che poi troverete qui e potete tranquillamente selezionarla e utilizzarla all'interno dei vostri video. Quindi credo che sia una funzionalità molto utile perché ci consente di creare delle immagini che magari non troviamo su siti specifici che danno la possibilità di scaricare immagini. Quindi, in base alla nostra fantasia, in base alla nostra descrizione, possiamo creare delle immagini utili per le nostre per i nostri video. Quindi, ripeto, basta cliccare su Immagine AI, poi dopodiché si aprirà questo pannello e poi tranquillamente, come già avete visto, potete tranquillamente inserire una descrizione. Possiamo fare un'altra prova, possiamo fare, che so, gatto bianco al mare. Possiamo scegliere stile, ad esempio Van Gogh, sempre 16 noni, e andiamo a cliccare su Inizia a creare. Quindi generazione dell'immagine. Quindi Filmora è uno di quei programmi che attraverso l'intelligenza artificiale consente di fare cose davvero particolari. Io il gatto qui non lo vedo, però ha creato un'immagine col mare. Possiamo fare. A volte è meglio scrivere anche in inglese. Quindi, se noi facciamo, perché forse non lo capisce sempre l'italiano, qualora ci fossero questi problemi, basta andare su un sito di traduttore, creiamo e incolliamo la traduzione in inglese e clicchiamo nuovamente su Inizia a creare, perché io il gatto lì non l'ho visto. Quindi dipende cosa scrivete, in base a come lo scrivete, lui andrà a creare un'immagine. White cat by the sea. Forse in inglese. Ecco, adesso l'ha scritto. Adesso l'ha creato come volevo io. Quindi provate, perché a volte l'italiano lo comprende, a volte è meglio scriverlo in inglese. Quindi comunque io ho scritto un gatto bianco al mare, quindi con stile Van Gogh. Successivamente
Successivamente, come abbiamo fatto poco fa, basta cliccare qui sul simbolo del download, download dell'immagine AI. Questa immagine, come abbiamo detto, possiamo utilizzarla all'interno dei nostri video. Quindi questa è l'immagine di poco fa e questa è l'immagine che abbiamo fatto in questo momento. Quindi comunque, ripeto, è da lavorarci su, perché comunque è da poco che c'è questa funzionalità. E provate a scrivere in italiano, se non vi soddisfa quello che è il risultato creato dal generatore AI, magari scrivetelo in inglese e quindi sicuramente troverete il risultato più giusto. Bene, per adesso è tutto da Spiegato Semplice. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un commento, un mi piace e basta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa funzionalità AI di Filmora 12. Ciao.